Ciao a tutti ragazzi, sono Ben di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la review di Thierry Henry IF. Prima di cominciare volevo ringraziare tantissimo Lorenzo Rossi che mi ha mandato le clip che hanno realizzato questo video, che sono servite a realizzare questo video perché io non ho uno strumento per catturare l'immagine da PlayStation direttamente e quindi ci ha pensato lui mentre però il giocatore mi mandava queste clip. Nel frattempo l'ho provato ovviamente anch'io, altrimenti non sarei in grado di mandare portarvi questa review. Quindi grazie mille Lorenzo, passate dalla sua pagina Facebook, link in descrizione. Allora, andiamo a parlare delle caratteristiche di Thierry Henry. Colpo di testa. Non sono uno che usa molto le fasce per crossare e segnare, è una cosa che odio tantissimo, però devo dire che Henry con il suo 65 di testa non ha una grandissima statistica. Soprattutto il 59 di precisione di testa poi non è un granché. Però alla fine non è Mandžukić, non è Aduriz, però non è neanche Giovinco, nel senso che comunque l'altezza ce l'ha, se ve lo trovate lì davanti segnate, punto e basta. Non è la sua caratteristica principale, però dai. Forza fisica, la seconda caratteristica di cui volevo parlarvi. 70 di forza fisica è un valore basso, mi aspettavo di più, però bisogna ammetterlo. Grazie ai suoi 188 cm non è poi così facile smaccarsi o comunque riuscire a resistere al difensore che vi marca. Quindi anche questa non è una caratteristica eccelsa, ma non è poi così male. La sua caratteristica principale, sicuramente importante, è il tiro. Quell'81 di potenza tiro in game si sente decisamente più alto e ha un tiro meraviglioso. Poi il tiro a girare è qualcosa di spettacolare veramente. Se vi smarcate davanti alla porta con lui, soprattutto col destro ma anche col sinistro, vi assicuro che non sbaglia niente, non sbaglia niente. In più le 4 stelle per piede debole aiutano tanto. Altra caratteristica, la velocità. Non è Eto'o, non è Aubameyang, però non potete basare ovviamente tutto il gioco sulla sua velocità, cioè se volete un attaccante che corre e basta, se siete dei pace abuser non prendete Henry. Però tutto sommato con l'80 di accelerazione, 89 di agilità, non soffrite tantissimo, però dovete saper utilizzare il giocatore, è inutile, non potete prenderlo e tirare da centrocampo fino diciamo, all'area di rigore per cercare solo la velocità. Però la sua caratteristica più importante sicuramente dopo il tiro è il passaggio. Non sbaglia un passaggio, i suoi passaggi sono tutti perfetti, lunghi, corti, filtranti bassi, filtranti alti, è accuratissimo e poi anche i cross, nonostante i 74 in game, sono perfetti, veramente è così bravo nei passaggi che potete anche utilizzarlo come COC o AT. Altra caratteristica è il dribbling con 4 stelle skill. Molto utili, è quell'89 di controllo palla che mi fa impazzire. Vi smarcate con facilità, non facilissimo certo, però con facilità dai. E potete anche andarvene un po' di corsa. Negli ultimi 20 metri poi è veramente pericoloso. Poi i work rates, diciamo medio-basso, non è un granché di work rates, grazie all'80 di posizionamento lo trovate in attacco. Ma comunque vi basta temporeggiare un po', qualche secondo, e lui arriva subito lì pronto a proporsi per filtranti e cross. Allora, mentre vediamo le ultime clip, io intanto passo subito ai pro. Ricapitolando, passaggio, lanci verso ale ed attaccanti, perché vi consiglio anche di usarlo come falso 9. Guardate che passaggi spettacolari che fa con il chiaro e evidente L1 e triangolo. Il tiro, soprattutto a giro, controllo palla. E poi un altro pro è molto divertente da utilizzare. Il contro sono la velocità e i work rates. Il voto finale è un 7,5, quindi in definitiva compratelo, sì, compratelo perché costa poco e ne vale la pena. Sappiate utilizzarlo, casomai ci mettete accanto un attaccante veloce, sia francese che dell'MLS. Quindi la review finisce qui, vi ringrazio veramente tanto, alla prossima.